Abbiamo cominciato a vedere le successioni di numeri reali e calcolarne i limiti. Se facciamo un attimo mente locale, ci rendiamo conto che finora abbiamo usato sostanzialmente quei due teoremi che abbiamo dimostrato l'altra volta per dire se una successione ha limite e eventualmente che limite ha. Cioè il teorema del confronto e il teorema di regolarità successioni monotone. La cosa che voglio, sulla quale voglio richiamare l'attenzione è che ambedue questi teoremi fanno un pesante uso della struttura d'ordine di R, cioè che R è un campo ordinato. Cioè in un caso io devo poter confrontare una successione che sta in mezzo con altre due, una dall'alto e una dal basso, e che devono avere limite, allora la successione in mezzo ha lo stesso limite. Le due successioni devono avere lo stesso limite. E nell'altro caso invece è un po' meno, le ipotesi sono da un lato un po' meno restrittive, perché mi basta semplicemente dire che la successione è compresa tra due valori, però poi devo dire che la successione è monotona, ok? Per esempio nel caso della successione 1 più 1 su n alla n, che abbiamo dimostrato che è sia monotona che è compresa tra due valori. Quindi questo tipo di teoremi ovviamente non valgono in generale uno spazio metrico. Per esempio, già se voglio considerare C, su C noi abbiamo la distanza, la solita distanza di idea modulo z meno v2. Però lì non posso fare nessun teorema di confronto. Ho nessun teorema di regolarità di successioni monotone, perché non, per dire che una successione è monotona devo poter confrontare gli elementi. E quindi, diciamo, anche lì ci saranno dei teoremi che possono aiutare in certi casi a capire che una successione è al limite. Però, non questi. Chiaro? Quindi, quello che abbiamo fatto finora, già fino adesso, ha una connotazione prettamente diciamo su R. Va bene. Oggi invece dobbiamo andare a dimostrare un po' di teoremi algebrici, e sono teoremi molto semplici nella loro struttura, si ricordano molto bene, l'unico diciamo, ed è anche, sono anche degli esercizi non particolarmente difficili da svolgere per quanto riguarda la dimostrazione. Allora, cominciamo col dire, quel telefonino non lo voglio vedere, dopo 3 secondi deve stare fuori della, altrimenti te ne vai tu. No, va bene, allora vai. A lezione, cioè non si può assistere a una lezione e consultare il telefono. Durante l'intervallo posso ammettere, durante la lezione no. Allora, dicevo, primo teorema, supponiamo di avere due successioni A con N e B con N di numeri reali, e supponiamo inoltre che entrambe le successioni abbiano limite. Adesso in realtà potremmo dire la cosa in vari teoremi separati, forse ci conviene fare un unico teoremone con varie sottosezioni. Allora, primo fatto. Il limite
di A con N più B con N è uguale a L più N. Oh. Secondo fatto, il limite di C A con N è uguale a C per L. C è una costante reale. Oh. A volte potremmo usare anche per la costante il valore lambda, diciamo, simbolarci. Terza affermazione, il limite di A con N per B con N è uguale a L per M. E quarta affermazione, supponiamo inoltre che M sia diverso da 0, e allora il limite di A con N fratto B con N è uguale a L. Oh, qui ci sono una serie di piccole affermazioni implicite che dovremo andare a chiarire caso per caso. Comunque questa è la struttura, meglio averla tutta insieme, così uno se la ricorda meglio. Semplicemente ci dice questo teorema che se io ho due successioni di cui già conosco il limite, posso fare delle operazioni algebriche e queste, diciamo, rispettano il limite, nel senso che il limite della somma è la somma dei limiti. Se prendo una costante, moltiplico la successione per una costante, questa costante si può poi andrà a moltiplicare il limite, cioè si può portare fuori dall'operazione di limite. Poi il limite del prodotto è il prodotto dei limiti e il limite del rapporto è uguale al rapporto dei limiti. Naturalmente, per poter avere il rapporto dei limiti è necessario che M sia diverso da 0. Qualcuno potrebbe dirmi: ma anche B con N deve essere diverso da 0. In realtà, almeno da un certo punto in poi, B con N sarà diverso da 0 per il teorema della permanenza del segno. Perché se B con N tende a M, M è diverso da 0. Diciamo. Quindi, sostanzialmente, tutte queste affermazioni sono dicono qualcosa di chiaro. Adesso bisogna però dimostrarlo. Allora, per quanto riguarda, se ci fate caso, io non ho scritto che il limite della differenza sia uguale alla differenza dei limiti, ma in realtà segue subito anche da questa, no? Perché se io, per esempio, prendo c uguale a meno 1, ottengo che il limite della successione opposta è l'opposto del limite. Allora, se voi ci mettete meno b con n, la successione meno b con n al limite meno m, poi addizionando a con n e meno b con n viene l meno m. Quindi non è necessario fare quell'altro, quel caso a parte. Anche qui ho preferito invece viceversa. Potevo scrivere che il limite di 1 su b con n faceva 1 su m, poi applicando la regola che il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti si otteneva la 4, e qua mi è venuto di scrivere così. Comunque, come caso particolare, pensate che se a con n vale 1, il limite di 1 su b con n fa 1 su m. Quindi sono piccole osservazioni. Allora, cominciamo con le dimostrazioni. Alcune sono semplicissime, altre ci sono delle piccole idee da, diciamo, che hanno appunto il valore poco più di un esercizio. Cominciamo con il limite della somma. Allora, io so sia epsilon maggiore di 0, esiste un indice n con 1, tale che se n è maggiore o uguale di n con 1, allora a con n meno l è minore, diciamo, di epsilon mezzi. O se preferite potete scriverlo anche in un altro modo, cioè a con n compreso tra l meno epsilon mezzi ed l più epsilon mezzi. Poi sia sempre epsilon è sempre lo stesso, esiste anche un n con 2
fare che se n è maggiore o uguale a n con 2, allora v con n meno n è minore di epsilon s, ovvero sia v con n è compreso tra m meno epsilon mezzi ed m più epsilon mezzi. Ok? Adesso prendo ni il massimo tra ni con 1 e ni con 2, allora se n è più grande di ni posso usare ambedue le se n è più grande di ni è più grande di ni con 2 è più grande di ni con 1, quindi posso usare ambedue le conseguenze che stavano scritte sopra, quindi posso usare per esempio ambedue queste diciamo tutte e quattro queste disuguaglianze e allora posso sommare membro a membro. Sommando membro a membro qui viene L più M meno epsilon e da quest'altra parte viene L più M più epsilon. Quindi cosa ho dimostrato? Che se prendo un epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni pari che se n è maggiore di ni a con n più b con n è compreso tra L più M più epsilon meno epsilon da sotto ed L più M più epsilon da sopra. Chiaro? Che è esattamente quello che devo dimostrare. Se preferite la scrivete a con n più b con n meno l più m minore di epsilon. E questo è quello che devo dimostrare per quanto riguarda il zoom. Io vorrei lasciare gli enunciati sull'altra lavagna, quindi non ho necessità di cancellare questa lavagna. Comincio da sopra. Adesso andiamo a prendere la successione C a con N, dove C è una costante reale. Allora dico sia, allora supponiamo per adesso che C sia maggiore di 0. In verità, se C è uguale a 0, la tesi è ovvia. Qual è la tesi che dobbiamo dimostrare? Che il limite di C con n è uguale a C per L. Se C è uguale a 0 viene il limite, C per A con n viene sempre 0, C per L fa 0 e il limite della successione costante lo già abbiamo visto l'altra volta. Ok. Adesso prendiamo C e supponiamo che sia positivo. Allora dico sia epsilon maggiore di 0, esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, allora a con n è compreso tra l meno epsilon diviso c ed l più epsilon diviso c. Dice, ma chi te lo dice questo? Noi sapevamo che era compreso tra l meno epsilon e l più epsilon. In realtà è il valore posizionale che me lo dice. Perché? Io prendo epsilon, prima di scegliere ni lo divido per c. È sempre un numero positivo? Sì. Perché C è maggiore di 0. Ok? Quindi io faccio in modo, applico la definizione di limite non prendendo epsilon, ma prendendo epsilon diviso C. E arrivo qua. Ma quest'ultima relazione equivale, moltiplicando per C, a C con N compreso tra CL meno epsilon e C per L più epsilon. Che è esattamente quello che dovevamo dimostrare. Abbiamo preso un epsilon maggiore di 0, c'è un indice ni tale che se n è maggiore di ni, allora C per A con n è compreso tra CL meno epsilon e CL. Oh,
fate attenzione, che con il passare del tempo le dimostrazioni si complicheranno. Allora, che cosa succederà? Siccome in dimostrazioni in cui dovremo provare che qualcosa ha un certo limite o che qualcosa è, diciamo, soddisfa un paio di disuguaglianze, saranno sempre frequenti, vedete, per quale motivo là ho preso epsilon diviso c? Esattamente perché qua voglio uscire con epsilon. Lo stesso motivo per cui prima ho preso epsilon mezzi, perché ne dovevo sommare 2, e quindi epsilon mezzi più epsilon mezzi fa epsilon. Quindi volevo uscire con una dimostrazione, diciamo così, pulita. Ma se qua, per esempio, se nella dimostrazione precedente invece di prendere epsilon mezzi avessi preso epsilon, che succedeva? Che alla fine uscivo con 2 epsilon. Allo stesso modo, qui se prendevo qua epsilon, qua uscivo con c epsilon, cioè epsilon per una costante. Però la costante era fissa, chiaro? Col tempo ci abitueremo al fatto che, diciamo, se nella dimostrazione devo dimostrare che una cosa è compresa tra una certa quantità meno epsilon, una certa quantità più epsilon, alla fine se esco, diciamo, se alla fine del ragionamento si arriva che invece di uscire epsilon esce epsilon per una costante, non cambia niente. Perché io potevo fare tutto il ragionamento tornando indietro, dividere tutto per quella costante e non farlo uscire. Quali sono, diciamo, i vantaggi delle due tecniche? Cioè, allora, il vantaggio di questa è che alla fine ti trovi con epsilon, non hai alcun dubbio, è tutto a posto, però ti devi ricordare all'inizio di fare la posizione giusta, cioè epsilon mezzi o epsilon diviso c. In questo caso è facilissimo, in altri casi non è proprio banale ricordarsi di tutto quello che deve, tutte le somme e tutte le operazioni che devo fare dopo. Chiaro? Quindi, diciamo, l'alternativa vedremo che sarà sempre più comodo man mano che andiamo avanti. Diciamo, magari se uno qualcosa se la ricorda, fa la posizione giusta, almeno in parte. Però alla fine, se esce con epsilon, 2 epsilon o epsilon per una costante, diciamo, la dimostrazione è perfettamente valida lo stesso. Ok, intanto questa dimostrazione non l'abbiamo ancora finita. Facciamo il caso che c sia uguale a meno 1. Questo è l'unico caso negativo che ci serve, perché io so che posso portare fuori dell'operazione di limite le costanti positive, anche la costante nulla, però non lo so per quanto riguarda le costanti negative. Però se dovessi portare fuori dell'operazione di limite la costante meno 5, come posso fare? Porto prima fuori il meno 1 e poi porto fuori il 5. Quindi, per quanto riguarda le c negative, l'unica c per cui ci serve, cioè è necessario, avendolo dimostrato per le c positive, l'unica costante per cui è necessario dimostrare la nostra proposizione è la costante meno 1. Allora io dico, sia epsilon maggiore di 0, esiste un indice ni tale che se n è maggiore o uguale di ni, io so che a con n è compreso tra l meno epsilon ed l più epsilon. Cambiamo di segno tutte le disequazioni. Cosa succede? Che ovviamente le disequazioni cambiano diverso, quindi meno a con n sarà minore dell'opposto di questo, quindi di meno L più epsilon, e sarà maggiore di meno L meno epsilon. Ok? Che però è esattamente quello che dovevamo dimostrare, se ci fate caso. Perché qui, mentre diciamo per A con N, io devo, per sapere, ho applicato la definizione e so che da un certo punto in poi definitivamente A con N è compresa L meno epsilon e L più epsilon. Qua meno a con n doveva essere definitivamente compreso tra meno l, che doveva essere il limite di meno con n, meno epsilon e meno l più epsilon, che è esattamente quello che è fuori. Quindi con la costante meno 1 non ci sono problemi, perché il cambiamento diverso automaticamente aggiusta le cose. Ok, va bene, allora adesso cancello perché mi serve di nuovo tutta la lavagna e andiamo a fare il discorso per quanto riguarda
il prodotto e il rapporto. Cominciamo con un'osservazione. Allora, io so che il limite di b con n, facciamolo sulla successione b con n, ma facciamo sulla successione a con n, a con n è uguale a l. Prendiamo una successione che ha limite, per ipotesi. Allora dico che esiste un mi tale che se n è maggiore o uguale di mi, allora a con n in valore assoluto è minore di 2 volte L in valore assoluto. Allora, prendiamo epsilon uguale valore assoluto di n. Allora dico sia epsilon uguale valore assoluto di n. Esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, cosa succede? A con n è compreso tra L meno il valore assoluto di L e L più il valore assoluto di L. Allora, diciamo, se L era positivo, allora, supponiamo L diverso da 0. Se L è uguale a 0 la cosa funziona lo stesso, però non posso prendere Y uguale a valore assoluto di L. Ok? Perché non posso prendere? Perché vi ricordo che Y deve essere un numero positivo. Allora, facciamo il caso che L sia positivo. Beh, in questo caso qua c'è scritto L è uguale al suo valore assoluto con N compreso tra 0 e 2 valore assoluto di n. Quindi vuol dire che il valore assoluto di a con n positivo è minore di 2 valore assoluto di n. E sta a posto. Nel caso invece che l sia negativo, questo vuol dire che a con n, in questo caso se l è negativo il valore assoluto è l'opposto, quindi qua che viene 0. E qua viene meno, qua, anzi scusate, viene più 2l. 2L, che però è negativo. Quando passa ai valori assoluti vuol dire che con n in valore assoluto è minore di 2 L in valore assoluto. Perché devo cambiare segno sia questo, quando si vuoi alzare. Quindi vedete, in tutti e due i casi ottengo questa disuguaglianza. Se il limite, per completezza facciamo anche l'altro caso, se il limite di con n faceva 0, allora prendo epsilon uguale 1, quindi esiste ni tale che se n è maggiore o uguale di ni, allora a con n è compreso tra meno 1 e 1, che vuol dire che a con n valore assoluto è meno di ni. Allora, faccio un attimo un disegnino per rappresentare la situazione meglio. Allora, qui semplicemente ho detto che se la successione aveva un certo limite, per semplicità lo disegno positivo,
da un certo punto in poi la successione era compresa tra L meno L, cioè 0, L più L, cioè 2L. Quindi in particolare, da un certo punto in poi, gli elementi della successione stavano in questo inter. Nel caso di 0 invece ho preso un intervallo di raggio a piacere, meno 1. Anche qua potevo prendere anche un altro raggio, il ragionamento cambierebbe molto poco. Questo era comodo per arrivare a una disequazione. La semiampiezza di quell'intervallo era comoda per arrivare a una disequazione con i valori assoluti. Qua invece, diciamo, non c'è. Ok. Vediamo la conseguenza di questo. Allora. Sia A con N una successione tale che il limite di A con N faccia L. Adesso qualunque sia L. Ok? Può essere positivo o negativo. Adesso prendo, allora io so, prendo m uguale al massimo, intanto tra 1 e 2 valori assoluti L. I due casi di sopra, no? Nel caso questo qui, A con n da un certo punto in poi era minore di 2 valori assoluti L. In quest'altro caso A con n da un certo punto in poi era minore di 1. Quindi so che esiste un indice, allora sia no, devo scusate, non c'entra niente. So che esiste un indice ni tale che se n è maggiore o uguale di ni, allora A con n il valore su è minore. Anzi, chiamiamolo m0. Poi adesso prendo, adesso, perché adesso ho fissato ni, prendo m uguale al massimo tra queste quantità, stavolta sono più di 2, però sono un numero finito. Allora ci metto A con 1 in valore assoluto, A con 2 in valore assoluto, A con ni in valore assoluto e poi ci metto m0. Allora, dico che A con n, il valore assoluto, è minore o uguale di m per ogni n partente. Che cosa... finisco prima questa dimostrazione e poi insomma, cerco di spiegare perché ho proceduto in questo modo, che non è... bellissimo. Allora, completiamo il ragionamento. A con n. Innanzitutto m non è più piccola di prima, no? Quindi l'ho aumentata pure. Quindi se n è più grande di n, A con n è la minore di m0, che a sua volta è minore o uguale di n. E quindi la disuguaglianza funziona. Se invece n è più piccolo di n, qua ci ho messo anche A con n, ma insomma se l'indice è più piccolo di n, per esempio supponiamo che l'indice sia 2, allora m per definizione è più grande anche del valore assoluto di A con 2. Allora quando qua ci metto il valore assoluto di A con 2, automaticamente trovo che la disuguaglianza è valida. Cioè per capirci, io so, che ne so, mettiamo che n sia uguale a 5. Allora, so che i primi 3 elementi, i primi 5 elementi della successione sono 17, 21, 34, 49 e 87. E poi, dal sesto in poi, sono compresi tra meno 10 e 10. Ok? Il valore assoluto di tutti gli elementi della successione sarà minore o uguale di 87. Perché? Dopo l'indice 5, il valore assoluto è minore di 10. A questo punto vado a vedere quelli prima.
quelli prima il massimo veniva 86, se c'erano dei numeri negativi li prendevo in valore assoluto e quindi ottengo questa disuguaglianza. Questa disuguaglianza cosa mi dice? Una successione che soddisfa questa disuguaglianza cosa mi dice? Vi ricordate, l'avevamo data la definizione? Come si chiamava una successione che era minore o uguale in valore assoluto di una costante? Limitata. Ricordate? Quindi io non ho fatto altro che dimostrare che se una successione converge è limitata. Questo teorema non si può fare, si può fare non soltanto in questo modo, si può fare in altri 50 modi diversi. Per esempio, dico la successione converge a L, allora sarà definitivamente compresa tra L-1 ed L più 1. Allora, qua ci posso mettere il massimo tra con 1 in valore assoluto, con 2 in valore assoluto, con n in valore assoluto, poi ci metto il valore assoluto di L-1 e il valore assoluto di L più 1. E a quel punto la cosa funziona direttamente. E forse risparmiamo 2-3 righe. Però non è importante. L'importante è... Allora, fatemi cancellare e qua scrivo il riassunto. Allora, quanto dimostrato in questo, solo in questa lavagna qui si riassume nella seguente osservazione: se una successione è convergente a numero di numeri reali, è convergente a numero reale, quindi se con n è convergente, allora la successione con n è limitata. Ok? siccome nel pezzo di lavagna, nella lavagna precedente, nella dimostrazione precedente, è venuto fuori un piccolo inghippo che vi potrebbe in qualche modo, da un lato vi potrebbe disorientare, dall'altro, se lo andiamo a approfondire, può essere che vi fa capire come si fanno queste dimostrazioni, come si, almeno come non si ricordano come si devono ricostruire. Allora, questo già l'abbiamo dimostrato. Diamo una dimostrazione alternativa a quella che stavo dicendo prima. Dimostrazione alternativa dell'osservazione. Allora, io dico sia epsilon uguale 1. Allora, esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, a con n è compreso tra l meno 1 ed l più 1. Ok? A questo punto prendo m, il massimo, tra a con 1, a con 2, a con n, l meno 1 in valore assoluto ed l più 1 in valore assoluto. Questo non devo prendere di tutte e due, perché a seconda se l è positivo o negativo potrebbe essere più grande l'uno o più grande l'altro. A questo punto cosa posso dire? Posso dire che a con n è minore di m, minore o uguale di m per ogni n appartenente. Per quale motivo? Se l'indice n è minore o uguale di n, per costruzione di n, invece se l'indice n è maggiore o uguale di n,
vale questa disuguaglianza. Però quando passo ai valori assoluti, io non posso dire che il valore assoluto di A con n sia minore del valore assoluto di L più 1, perché per esempio se L è negativo, questo non è vero. Se prendete L meno 3, allora... Però in quel caso A con n il valore assoluto è minore del valore assoluto di questo. In buona sostanza. Se, diciamo, se A con n è positivo, allora il valore assoluto di con n è minore di questo, che è uguale al suo valore assoluto. Se con n è negativo, il valore assoluto di con n è minore uguale al valore assoluto di questo, che invece è positivo. Stiamo dall'altra parte, perché ribaltiamo. Siccome questi li ho presi tutti e due, allora qui la disuguaglianza vale sempre. Addirittura per n maggiore di n varrebbe con minore stretto, però la disuguaglianza con minore stretto implica quella con minore qua. Quindi questa dimostrazione alternativa è andata più liscia di prima, no? Ci abbiamo fatto una riga, prima ne abbiamo fatte 4 o 5. Allora, il problema è però, perché io ho fatto quelle righe là? Perché mi è venuto mo nel cervello di fare quelle righe là? Perché sia quelle che queste qualche problema ve lo danno? E come, diciamo, ipoteticamente doveste fare voi la, diciamo, dimostrazione, come conviene memorizzarla? Allora, il motivo per cui il cervello stamattina mi ha detto di farla in quell'altro modo era perché qua c'è una piccolissima difficoltà nel ragionamento, non è una grossissima difficoltà, è capire che se vale questa disuguaglianza, se valgono queste due disuguaglianze, queste implicano che A con n in valore assoluto è minore del massimo tra valore assoluto di L meno 1 ed L più 1. Io adesso l'ho detto a voce separando il caso con n positivo o negativo, però in realtà sarebbe meglio farlo per iscritto. Quindi per cercare di evitare questo discorso avevo distinto il caso positivo o negativo già prima, e ci avevo messo due volte il valore assoluto di L, prendendo epsilon uguale L, uguale valore assoluto di L. Poi però mi si è complicata leggermente la cosa, perché là usciva più pulito per quanto riguarda, perché c'era solo quella biforcazione, andava. Però mi si è complicata la cosa perché diciamo, ho dovuto fare a parte il caso in cui il valore assoluto di L era 0. Invece qua no, perché prendi epsilon uguale a 1. Però alla fine la conclusione arriva lo stesso. Allora il problema è, dice, ma io allora come la devo fare? La devo fare così? Mo, insomma, professore, che vado avanti? Che la faccia nel modo precedente? Che studi in quest'altro modo qua? Come la vado avanti questa benedetta dimostrazione? Professore, non la vado avanti la dimostrazione, il professore va trovando che sappiate ragionare. Allora, il discorso sottostante, quello che veramente dovete ricordare, che se una successione converge da qualche parte, definitivamente sta qua vicino, poi quelli che avanzano sono un certo numero finito di elementi, quindi la successione è per forza limitata. Una successione non limitata ogni tanto deve avere dei valori sempre più grandi, o sempre più grandi positivi, o sempre più grandi negativi, o, diciamo, il segno può essere variabile, però insomma sempre più distanti dall'origine, mettiamo così. È chiaro, altrimenti non potrebbe essere limitata. Se una successione definita, che significa? Definitivamente il valore assoluto è minore di una costante, cioè definitivamente la distanza da 0 è minore di una costante. La negazione di questo è frequentemente la distanza da 0 è maggiore di m, qualunque sia n. Quindi io prendo 10, poi prendo 11, quindi la distanza da 0 deve superare ogni tanto 10, ogni tanto 11, ogni tanto 12, ogni tanto 13 e così via. Qualunque numero. Allora, quindi, quando saprete questa cosa, poi
prendete epsilon uguale a 1, prendete epsilon uguale a valore assoluto di L, prendete epsilon uguale a 3, come vi pare, però se andate a scrivere diciamo la disuguaglianza, cosa vi viene? Vi viene che tutti questi elementi stanno comunque in un intervallo. Un intervallo, qualunque sia, della retta reale, è contenuto in un intervallo simmetrico. Giusto? A quel punto vuol dire che da queste due disuguaglianze segue sempre che a con n il valore assoluto è meno di una costante. Questo però quando vale? Che per n maggiore o uguale di n. E c'è quelli che avanzano, e quelli che avanzano ce li metti in valore assoluto. Questo è il ragionamento. E quindi la successione è per forza limitata. Diciamo, stavano in un intervallo. Contenevano a con i? No. E allora allargo l'intervallo e contengo pure a con i. Contenevano a con i meno 1? No. Però questi ultimi procedimenti sono in numero finito. Quindi a un certo punto finisco, ottengo un intervallo grande. Qual è questo intervallo grande? Meno mm, che mi contiene tutti gli elementi della successione. Allora, quello che dovete sviluppare non è la dimostrazione, è il ragionamento. Se sapete ragionare, una volta che avete capito che una successione convergente è limitata, perché diciamo da un certo punto in poi sta dentro un intervallo e quelli che avanzano sono in numero finito, la dimostrazione la sapete ricostruire in questo modo, in quell'altro modo o come vi pare. Non avete più bisogno di ricordarla. Nel momento in cui la dovete dire, dimostrare che la successione convergente è limitata, partite, prendete epsilon uguale a qualche costante, ragionate e andate avanti. Se me la fai con epsilon uguale a 2, io sono più contento, perché tu l'hai fatto in un caso, diciamo, in un modo diverso da come te l'ho fatta io, quindi significa, a maggior ragione, che stai ragionando. Però, ok, adesso, scusate per, diciamo, il fatto che stiamo andando senza interruzione, ma voglio arrivare a finire sto telefono e poi facciamo pausa. Adesso torniamo al discorso. Questa l'ho dimostrata. Poi ho fatto un'osservazione. Perché ho fatto un'osservazione? Probabilmente perché mi servirà per dimostrare questa. Questa osservazione normalmente sarebbe stato meglio, più ordinato, diciamo così, non meglio. Sarebbe stato più ordinato farla prima del teorema e quindi scrivere un lemma. Lemma: se una successione è convergente, allora è limitata. Allora, qual è il vantaggio? Il vantaggio è, io so che, diciamo, devo pulire le patate, mi metto qua il pela patate, poi lemma, poi quando arrivo che devo pulire le patate, prendo il pela patate e pulisco le patate. Quindi funziona tutto liscio. Se però io so soltanto devo fare il minestrone, allora mi devo ricordare da prima di metterci per la patata qua, perché per fare il minestrone ci metto le patate. È chiaro? Se no, cosa è più naturale? Cosa succede in maniera più naturale? Devo fare il minestrone, vediamo cosa devo fare. Devo pulire le patate, vado a prendere per la patata. Quindi l'ho fatta, l'osservazione l'ho fatta dopo. Qual è il vantaggio? E qual è lo svantaggio? Sicuramente, se voi avete problemi a seguire quello che dico, se facevo il lemma era meglio, perché così era più ordinato. Questo qui adesso ha preso il lemma e va, chiaro? Però vi assicuro che poi per ricordare quello che si fa è peggio, perché poi tu sei costretto a tua volta a ricordartelo di fare prima il lemma, e se non te lo ricordi, se non te lo ricordi ti viene. A un certo punto arrivi qua, adesso vedrete perché diciamo mi è venuto in mente a questo punto che mi ero dimenticato di scrivere quell'epoca. È chiaro? Tutto questo non lo faccio per giustificare, non ho bisogno di giustificare. Il discorso è, in tutte queste cose bisogna sviluppare il ragionamento. Se sviluppi il ragionamento,
addirittura quello che era uno svantaggio diventa un vantaggio, perché tu qua vedi direttamente perché ti serve. Allora, perché ti serve? Allora, noi vogliamo dimostrare questo limite. Che vale questo limite? Quel limite, quindi, diciamo, scriviamo quello che vogliamo dimostrare. Vogliamo dimostrare che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora a con n di con n meno lm è minore di epsilon. Questo lasciamocelo sopra perché questo è quello che vogliamo dimostrare. Quindi vedete che noi vogliamo dimostrare una disuguaglianza per questa differenza. Allora, ragioniamo su quella disuguaglianza, cioè su quella differenza. Allora, cominciamo a fare a con n, b con n, meno lm. Ok? Adesso qui c'è un trucco che però sarà sempre quello, per, non voglio esagerare, ma almeno 6-7 dimostrazioni diverse che incontreremo tra analisi 1, analisi 2 e analisi 3. E in realtà molte di più, se poi lo continui a fare in matematica. Tu hai una differenza tra due elementi. Non la puoi stimare direttamente. Allora, cosa fai? Fai aggiungi e sottrai qualcosa in mezzo. La regola generale di questo trucco è che quello che devi aggiungere e sottrarre deve assomigliare un po' al primo e un po' al secondo. Quindi in questo caso è il prodotto di due cose, quello che aggiungo e sottraggo in mezzo deve essere il prodotto di un pezzo del primo elemento della sottrazione e un pezzo del secondo elemento. Quindi io scrivo a con n, b con n, meno a con n m, più a con n m meno lm. Vedete? Qua non ho fatto altro che a con n, l'ho lasciato uguale, al posto di b con n ci ho messo a. Adesso uso la disuguaglianza triangolare. Tutto ciò è minore o uguale di a con n b con n meno a con n m più a con n m meno lm. Allora, se ci fate caso, tutto questo è uguale a, qui posso mettere in evidenza il valore assoluto, posso mettere in evidenza a con n, poi il valore assoluto di un prodotto è il prodotto dei valori assoluti, quindi qua mi viene a con n per b con n meno n. E qua invece mi viene più valore assoluto di m per a con n meno n. Ora, se ci fate caso, questo è vero sempre, perché qui non abbiamo fatto nessun ragionamento rispetto a epsilon. Questo è vero per tutti gli indici, perché sono considerazioni generali che ho fatto su quella disuguaglianza. Adesso, però, uno dice, però, che cosa sappiamo noi? Noi sappiamo che a con n come a l e che b con n come a l. Quindi questa quantità la posso rendere più piccola di epsilon. Questa la posso rendere più piccola di epsilon. Questa la posso rendere più piccola di epsilon. Ok? Tuttavia, qua davanti c'è una costante. Vabbè, la costante, invece di prendere epsilon, prenderò epsilon diviso questa costante, o due volte questa costante. Ok? E qua però non c'è davanti una costante, c'è davanti a con n, il valore assoluto. Però, noi cosa dobbiamo dimostrare? Noi sappiamo che esiste una costante positiva tale che a con n è minore o uguale di m per ogni n appartenente a n. Questo l'avevamo già dimostrato. Quindi, qui possiamo scrivere minore o uguale
m per b con n meno m in valore assoluto più m, diciamo m in valore assoluto per a con n meno m in valore assoluto. Ok, ho fatto un conto, diciamo, sono andato a capo qua per non creare confusione. Adesso cosa posso fare? Adesso dico, prendo una nuova costante, come la voglio chiamare? La chiamo L grande, per esempio. Se la chiamate L grande, se la chiamate col nostro nome, non succede niente. Chi sarà questa costante? Sarà il massimo tra m e valore assoluto di m. Attenzione, questa costante è meglio che sia maggiore di 0. Questa è maggiore o uguale di m, quindi m era maggiore di 0, sta a posto. La prima costante, quando abbiamo dimostrato che era limitata, la costante la prendevamo sempre positiva. Se in qualche modo volete stare sicuri che sia positiva, ci mettete un più 1 da qualche parte. Più 1 qua oppure più 1 là, quindi ancora più grande. Oppure ci aggiungete 1. Quindi è il massimo tra questo e 1. Quindi è sicuramente maggiore di 0. Per quale motivo? Adesso dico sia epsilon maggiore di 0. Allora dico, esiste un indice n con 1 tale che se n è maggiore o uguale di n con 1, allora a con n meno l è minore di epsilon fratto 2l. Perché è maggiore di 0? La devo prendere maggiore di 0 perché poi ci devo dividere per l. Poi esiste un indice n con 2 tale che se n è più grande di n con 2, allora b con n meno n è minore di epsilon fratto 2l. Poi cosa faccio? Prendo n uguale al massimo tra n con 1 e n con 2. Se n è più grande di n, che succede? Succede che a con n, b con n, meno lm è minore o uguale di m, l'avevo dimostrato là sopra, per b con n meno m, più m piccolo per a con n meno l, m piccolo in là sopra. Ma questo è minore di che cosa? Beh, questo è minore di L perché L l'ho presa più grande. Questo è, diciamo, l'indice più grande di N, che è più grande di N con 1, quindi vale questa disuguaglianza, quindi ho epsilon fratto 2L. Di qui ho M piccolo in valore assoluto, ma anche M piccolo in valore assoluto è minore o uguale di L. Quindi qua ci posso mettere L, qui ci posso mettere, siccome n è maggiore o uguale anche di n con 2, ci posso mettere minore di epsilon su 2l. Adesso vi faccio la mia breve moltiplicazione, ll se ne va, rimane epsilon mezzi, ll se ne va, rimane epsilon mezzi più epsilon mezzi fa epsilon. Fa epsilon. Ok. Che è esattamente quello che dovevo dimostrare. Cosa dovevo dimostrare? Se epsilon maggiore di 0 esiste un indice n, tale che se n è più grande di n, questa differenza è minore di epsilon. Ok? Tutto qua. Quindi ho dimostrato la formula sulla linea del prodotto. Vediamo se ci avete capito qualcosa. Qui scattava il minore stretto. Perché scattava il minore stretto? Perché c'era il massimo tra... No. Qua quando faccio il massimo, questa qui è il minore o uguale 3, 6, 9, faccio il massimo viene 9, 9 sarà minore o uguale di 9, quindi almeno in un caso non sarà minore stretto, e questo è il minore stretto. Qua c'era il minore uguale, però l'altro fattore c'era il minore, e quindi qua posso scrivere con minore stretto. Non cambierebbe nulla se la uscisse con minore uguale, però per
capirci. Oh. Quindi, ora, scusate se insisto in questa cosa, ma è fondamentale. Per quanto sia, questa, anche ammesso che ci voglia uno sforzo di memorizzazione di 10 minuti, io sono eccezionale, poi eccezionale, in 3, cioè, in 3 minuti la memorizzo, sta pagina di io. Però ci sono due problemi. A, non te la devi dimenticare, non solo la devi memorizzare, ma non te la devi dimenticare, c'è un naturale deterioramento della memoria, per cui B, non è che poi ci sarà da memorizzare solo questa è una dimostrazione pure facile, qui ce ne saranno decine, centinaia di dimostrazioni. Allora che fai? Allora, 3 minuti oggi, 3 minuti domani, 3 minuti dopo domani, alla fine fanno ore e ore e ore. Qui partiamo al contrario, io scrivo quello che voglio dimostrare che questo è minore di qualcosa, cioè minore di x. Allora che faccio? Cerco di manipolare questo qualcosa, perché questa differenza non la so riconoscere che sarà piccola. Allora aggiungo e sottraggo. Io adesso, per non impicciarmi un'altra volta, sono stato attento quando aggiungo e sottratto ad aggiungere e sottrarre a con n per m. Però qui avevo un'altra possibilità. Cosa potevo aggiungere e sottrarre? B con n per l. Perché se vi ricordate, io potevo anche qua fare meno b con n per l più b con n per l. Quando io vi ho detto qual è la regola generale, questa è l'unica cosa da ricordare, la regola generale è che quello che aggiungo e sottraggo deve assomigliare un po' al primo e un po' al secondo. Quindi avevo un'alternativa. Che succedeva se sviluppavo quell'alternativa? Succedeva che qua invece di avere a con n per b con n meno n in m in valore assoluto, mi usciva b con n per a con n meno l in valore assoluto. E dall'altra parte mi usciva valore assoluto di n per b con n meno n. Quindi a con n e b con n, l e m venivano scambiati di 2. Ma il resto era tutto qua. Ah, però io prima avevo dimostrato che a con n era limitato. Anche b con m lo è, b con n lo è, perché b con n è convergente, quindi a sua volta pure lei è limitato. Però sicuramente non mi avrebbe fatto piacere, cioè abbiamo appena fatto il ragionamento sulla limitatezza di a con n e mo mi trovo a doverla applicare a b con n. È un qualcosa che vi avrebbe in qualche modo ulteriormente, diciamo, allora, però l'idea della dimostrazione è sempre la stessa, è sempre la stessa. L'idea della dimostrazione è che qua devo aggiungere e sottrarre qualcosa, sviluppare. Quando vado a sviluppare, mettiamo che l'ho sviluppato così, io dico, ma questo è piccolo, lo so che è piccolo perché b con n tende a m, almeno definitivamente. Ma questo è piccolo, lo so che è piccolo perché a con n tende a l, almeno definitivamente, pure questo è piccolo. E qua che ci sta? Questa è una costante. Però questa non è una costante. Però è una costante lo stesso perché a con n, siccome converge, si mantiene il limite. Questo è il ragionamento. Quindi il discorso, la costante da mettere qua, me la vado a calcolare in qualche modo, me la posso andare a calcolare dopo e poi posso, la chiamo L e poi qua ci metto epsilon su 2L per aggiustare le cose. Ma se no, se invece di venire epsilon su 2L verrà 2 per L per epsilon, chi se ne importa? Sempre epsilon per una costante e vedremo, ci abitueremo al fatto che, diciamo, la dimostrazione, anche se uscisse alla fine con epsilon per una costante, fissa però, sarebbe valida. Lo stesso. Ok. Vediamo un attimo se... Ok. Quella sul linea di rapporto la facciamo dopo la pausa.